Dunque, questo è un libro che raccoglie, diciamo, i dipinti che Bartolomeo Bimbi, pittore di corte, fa per Cosimo III de' Medici. Dipinge in effetti tutti gli agrumi, i fichi, le susine, le mele, le pere, tutti i frutti che erano presenti nel Granducato di Toscana a cavallo tra 600 e 700. Ad esempio qua vediamo dei citrus digitata, cioè dei limoni con le dita, che troveremo poi anche qua nel giardino. Questo è un bel posto dove si conservano, diciamo, i semi e le varietà di alberi da frutto che serviranno alle generazioni future. È una nostra grande preoccupazione quella di restituire almeno quello che ci è stato dato. È evidente che gli uomini di scienza nella loro vita hanno lasciato traccia del loro lavoro. Spesso queste tracce per noi sono importanti per confrontare frutti che non hanno un nome, no? Che per esempio non hanno memoria nella memoria collettiva. Giacinto d'acqua, questa pianta molto bella, noi qua la teniamo bella contenuta. A noi ha una triplice funzione, e cioè quella di fare da zattera perché le api che stanno nell'alveare qua di fianco possano venire a bere senza affogare, e ci impediscono la traspirazione dell'acqua, quindi conservano l'acqua, almeno la mantengono molto di più riducendo l'evaporazione, e poi depurano. Fanno da tito depuratore, infatti hanno radici molto profonde che lavorano appunto sulla purificazione dell'acqua. E quindi abbiamo deciso di venire qui a fare un conservatorio botanico, dove abbiamo raccolto circa 1000 varietà di alberi da frutto, che nel corso degli anni sono stati selezionati da centinaia di generazioni di agricoltori che hanno fatto questo enorme lavoro che adesso si sta velocemente disperdendo. E quindi cerchiamo di porre freno moltiplicando queste piante e conservandole. Non sappiamo che cosa ci servirà in futuro, quindi attualmente non è possibile ricreare le varietà che si vanno perdendo, quindi è importante conservarle. Quindi il primo progetto è quello di fare in questo luogo un luogo di conservazione mondiale della specie Ficus carica, cioè dei fichi, perché è una pianta molto importante, a parer mio, strategica per l'alimentazione futura. Il secondo progetto è quello di creare una foresta alimentare in aridocoltura, perché il problema dell'acqua sarà il grande problema dei prossimi anni. Questa è la mia aula didattica, nel senso che ai bambini piace fare scuola qua. E qua cerco di spiegare un po' la relazione tra il domestico e il selvatico. Se pensiamo a tutte le interrelazioni tra vegetali e animali vivi e morti che succedono qua, e poi pensiamo all'agricoltura, tiro via tutto e pianto un seme e guardo solo quello, ci appare chiaro come l'agricoltura sia una enorme semplificazione. E il terzo progetto è quello di lavorare sulla rivitalizzazione dei suoli, perché
perché ci si occupa sempre meno della microbiologia dei suoli e così facendo, con l'abbondante uso della chimica che c'è stata negli ultimi 50 anni, diciamo anche 60, si va verso la desertificazione, quindi è importante ridare alla terra le sue possibilità di reinstaurare i propri meccanismi di autocura e quindi praticamente riuscire a far sì che i suoli ritornino ad essere fertili.